viva Palermo e Santa Rosalia, viva Palermo e Santa Rosalia. Qualche settimana dietro, ricorrendo i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia ed intrattenendomi con alcuni amici sulla classica per i palermitani acchianata al santuario, posto in cima a Monte Pellegrino, la montagna di Palermo, definita dai Ghetti il più bel promontorio del mondo. Un'acchianata che è un pellegrinaggio spirituale, un percorso non facile e faticoso. Quindi dicevo, scopro che il nome Rossella, da me sempre ritenuto un derivato del nome Rosa, è festeggiato quindi in agosto in onore di Santa Rosa da Lima, viene invece festeggiato prevalentemente per Santa Rosalia. E subito la mente mi riporta quella diffusa immagine della santa dipinta dal Velázquez, non dal famosissimo pittore spagnolo Diego Velázquez, ma dal pittore palermitano Giuseppe Velasco, che la dipinse verso la fine del 1700 e che vedete qui alle mie spalle. È un dipinto su tela, in cornice ovale, che oggi è custodito nella cappella di Santa Rosalia, nel transetto della cattedrale di Palermo, e dove sono anche custodite le spoglie della patrona. Una splendida e ricca cappella arricchita, oltre che dal dipinto, ormai diventato l'icona ufficiale della santa, da preziosi capolavori dell'argenteria siciliana barocca, il tutto armonizzato da bassorilievi marmorei del XIX secolo che fanno spicco nelle pareti laterali. Fatta questa lunga introduzione su Giuseppe Velasco, voglio intrattenervi, seppur brevemente, sulla sua vita, ma soprattutto sulle sue opere sparse un po' qua e là in Sicilia. Il Velasco nasce a Palermo il 16 dicembre del 1750 da genitori spagnoli e dall'età di 15 anni, in omaggio al grande pittore spagnolo Diego Velázquez, cambia il suo cognome in Velázquez, forse per dare più risalto alle sue origini spagnole o per nobilitare le sue qualità artistiche, avallando rapporti di parentela con il grande pittore Diego Velázquez di Siviglia. Ed oggi questo palermitano spagnoleggiante è riconosciuto come il Velázquez italiano. E dopo una breve parentesi mistica che lo portò a farsi chierico francescano, si dedicò alla pittura e fu certamente il più significativo artista palermitano della fine del Settecento e degli inizi del XIX secolo. E fu anche direttore dell'Accademia del Nudo presso la Regia Università. Muore a Palermo il 7 febbraio del 1827 e viene sepolto nella chiesa dei Cappuccini. Indubbiamente il Velasco, o il Velázquez italiano, è da considerare un mero caposcuola che riformò notevolmente la pittura siciliana, lasciando molte opere sia di carattere sacro, storico e mitologico, sia nelle chiese che nei palazzi aristocratici. Sono sue le decorazioni nella Sala d'Ercole del Palazzo Reale, nel Ginnasium dell'Orto Botanico, nella Palazzina Cinese, nonché diverse grandi tele come quella nella chiesa dell'Immacolata di Palermo o a Noto o a Randazzo o a Lentini, che da qui a poco vi farò conoscere. Andiamo avanti. Non potendo intrattenervi su tutti i lavori del Velasco, vi faccio subito entrare Palazzo dei Normanni e vi porto nella Sala d'Ercole, dove dal 1947 si riunisce l'Assemblea regionale siciliana e dove troviamo due meravigliosi affreschi del 1799
di Velasco. L'apoteosi di Ercole e le 12 fatiche, sempre di Ercole, dipinte a monocromo. Il monocromo, cioè con un solo colore, per imitare i bassorilievi in pietra. L'opera fu commissionata su committenza di Ferdinando III di Borbone. Intanto alle mie spalle scorrono alcune immagini degli affreschi. Nella sala accanto, quella dell'alcova, il Velasco dipinse le storie di amori mitologici, con scene desunte dal mito di amore e Psiche, tratte dalla favola L'asino d'oro di Apuleio. Grandi capolavori, forse poco conosciuti dal gran pubblico. E ci trasferiamo ora all'Orto Botanico di Palermo, dove nel portico del ginnasio Giuseppe Velasco realizza tra il 1794 e il 1796 un intero ciclo pittorico commissionatogli dal viceré conte di Caramanico ed eseguito a monocromo, quasi ad imitare le antiche statue. Sono le storie di Asclepio o Esculapio, un personaggio della mitologia greca e romana, forse figlio di Apollo. Asclepio divenne il dio della medicina, al pari di suo padre, ed era una divinità molto adorata dal popolo in quanto benevola con gli infermi. Addirittura si diceva che Asclepio, divenuto così bravo nell'arte medica, riuscisse anche a risuscitare i morti. E si diceva anche, nell'antica Grecia, che sarebbe bastato dormire in un santuario consacrato ad Asclepio o Esculapio per guarire da ogni malattia. Vediamo comunque alcune scene, ed ecco la prima: Apollo che affida Asclepio a Chirone, e poi ancora Asclepio intento ad insegnare. Asclepio giunge nell'Olimpo sulle ali di un'aquila, ed infine la resurrezione di Ippolito, lo risuscita. Bene, ed infine, sempre nel grande schermo, la volta del ginnasium dell'Orto Botanico di Palermo. A Palazzo Petellis, dove ha sede la Galleria Regionale della Sicilia, si conservano alcuni disegni preparatori per le storie di Asclepio. Come Apollo affida Asclepio a Chirone, o il trionfo di Flora, sempre vi dicevo che sono al Palazzo Abatellis. Ce ne sarebbe ancora un altro, è il mito di Niobe. Facciamo ora, dopo questo grande giro a Palermo, restiamo a Palermo per andare a Villa Belmonte all'Acqua Santa, quella che fu la residenza estiva del principe Giuseppe Ventimiglia di Belmonte, un monumento di eccezionale interesse storico e artistico. Per farvi vedere qui, vi farò vedere alcune sue opere. Qui, ecco. E sono i giochi funebri in onore di Anchise, la gara con l'arco, ed ancora il pubblico in cita, i troiani alle gare, tutte realizzate sempre con la tecnica monocromo. Altri splendidi affreschi che si trovano sempre in questo palazzo: l'apoteosi di Enea, Venere ed Enea dormiente e vegliato da Cupido, ed ancora il giudizio di Paride, tutte opere di carattere mitologico. Andiamo ancora avanti. Voglio però, prima di farvi vedere altre opere, mi viene così in mente, sottolineare che l'ascesa del Velasco trova slancio grazie alla collaborazione intensa e prolifica con l'architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, che fu il progettista di complessi interventi edilizi e decorativi commissionati dal sovrano Ferdinando III. Andiamo avanti, andiamo alla Palazzina Cinese, ancora un affresco del Valesco che troviamo appunto in questa bella Palazzina Cinese qui a Palermo. Vediamo
il mio promemoria, sì, lasciamo Palermo e vi porto a Lentini, dove nella chiesa della Santissima Trinità e San Marziano si trova la gloria di Santa Chiara. Continuiamo il nostro giro in Sicilia e andiamo a Randazzo, dove nella Basilica Minore di Santa Maria Assunta troviamo interessanti tele che vi faccio subito vedere. Il martirio di Sant'Andrea, l'Assunzione di Maria, l'Incoronazione di Maria Vergine, la Sacra Famiglia, l'Annunciazione ed il martirio dei Santi Filippo e Giacomo. Mi fermo solo a Palermo, dove nella splendida chiesa barocca dell'Immacolata Concezione al Capo troviamo questo San Benedetto che ordina la distruzione degli idoli, un olio su tela del 1775. Per concludere, che dire, Giuseppe Velasco, un pittore che fa suoi i grandi temi mitologici ed anche un pittore che nelle rappresentazioni religiose, rifacendosi per certi versi alla pittura cinquecentesca e seicentesca, ma soprattutto riprendendo lo stile di Raffaele Sanzio, dal quale trae fonte di ispirazione, ci ha lasciato un patrimonio artistico non indifferente e che forse dovrebbe essere rivalutato ancor più. Alla prossima!